I colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amor. Ciao, ciao, bambina. Bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema? E pioggio pianto, dimmi cos'è, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro grande successo degli anni 60 e più precisamente del 1966 fu una canzone di Fabrizio De André, del grande poeta maledetto Fabrizio De André, intitolata Jordi, Greta, Stefano. Fino a Londra stasera.
La musica trasmessa alla televisione si diffondeva quindi tramite i jukebox, i mangiadischi, il registratore cassetta assieme all'autoradio, l'impianto hi-fi con i 33 giri, gli LP, quelli in vinile. Il riproduttore a cassetta fu introdotto nel 1963 dalla Philips e lanciato sul mercato nel 1965 e dalla metà degli anni 70 fino agli anni 90 fu lo strumento preferito per l'ascolto della musica in auto. Intanto si imponevano all'attenzione del pubblico i grandi gruppi musicali italiani come i Pooh, di cui ascolteremo Piccola Katie. Battisti, le cui canzoni furono per molto tempo, ai primi posti nella classifica della Hit Parade italiana, della radio e di altre trasmissioni radiofoniche, perché sappiamo che Lucio Battisti non amava particolarmente la televisione, non amava l'immagine di sé, amava la sua musica, amava far sentire la sua musica, quindi il mezzo di diffusione, ecco la radio. Di questo cantante ascolteremo Greta e Stefano, forse una delle sue più belle canzoni, accanto al mio canto libero, ed è Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Ogni notte ritorna per cercarla in qualche bar, domandare ciao, che fai? Puoi uscire insieme a lei?
Settimane rimase nella hit parade italiana la canzone dei Beatles Yellow Submarine, altra canzone riprodotta e diffusa da radio, televisione e attraverso tutti i mezzi di diffusione sonora di cui abbiamo già parlato prima, registratori, autoradio, che si stavano appunto allora affermando. Yellow Submarine dal piano di Stefano. Nel 1970 decretò l'ascesa di Raffaella Carrà, che cantò come sigla iniziale della trasmissione televisiva Canzonissima, presentata da Corrado, Ma che musica, maestro. Thank you.
alimentata. Passa la banda, chissà chi la manda a suonare per noi, solo per noi. Che cannonata, che cannonata di serenata. Viva, viva, viva. Chi vuole cantare si può prenotare per fare un bel coro con me. Ma che musica, che musica, che musica, maestro. Hai trovato la via giusta per la celebrità. Ma che musica, che musica, che musica, maestro. Questa bella sinfonia il mondo canterà. E allora dai, 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 viva le stesse. Carlos Santana. Non c'è bisogno di parole per presentare questo brano memorabile. Era anche pubblicità. Ricordate Ava? Il pulcino nero. Oh, 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 sono proprio contenta. 1, 2, 3, 4, 4. E qui dove mi zio? Ma dormi sto e sono un po' in brindo con la tua. Ehi, dove andai così de corsa? Spetene! Oh mamma mia, che buio! Mamma, mamma, dove sei? Mamma, mammina! Ma che roba! Mamma, mammina! Ciao, sei tu la
Come? Cara, la mia mamma, cara. Ma mio piccolo, io non sono la tua mamma. Scusa, mamma, mammina. Sei tu la mia mamma? Com'è difficile farsi una mamma per noi piccoli. Tu sei la mia mamma? No, guarda che ti sbagli, sa.